È l'atteggiamento. Il nuovo libro degli spiriti di V.B. Cerchio Medianico K, guida interiore. Così circoscrivete voi stessi. E questo è l'atteggiamento del tepido, non dell'uomo spirituale, non di colui che è santificato, che si impegna senza mete, non per divenire, ma per essere perfetto. Questo atteggiamento è profondamente errato in se stesso. Infatti, la coscienza non procede per acquisizione né per giudizi, bensì per ritrovamenti. Sicché, quando ritrovate entro voi stessi una limitazione, o quando essa vi viene posta dinanzi dai fotogrammi che esperite creandoli, è quello il momento in cui potete, perché la create, affrontare quella limitazione. Infatti, se voi non la poteste sperimentare, non dareste vita ai fotogrammi in cui essa vi viene posta di fronte. Il fatto stesso che quelli e solo quelli sono i fotogrammi che create rispetto a quel frammento di realtà, significa che quelli dovete esperire e che per quelli dovete attuare una macerazione interiore, la quale vi conduca successivamente al superamento di quella limitazione. Superamento che non è acquisizione, ma ritrovamento. Perciò questo stratagemma è un altro strumento dell'espansione dell'io, che però non può essere nascosto a chi l'io ha trasceso. Riguardo poi al primo errore, ribadisco che ci si circoscrive perché il fatto stesso di essere posti in delle situazioni significa che quelle situazioni ci limitano perché le abbiamo create come limitanti. Solo per questo esse ci limitano. Qualora non le sentissimo tali, esse non ci limiterebbero. Perciò non esiste oggettività nella limitazione e così non esiste acquisizione.